Anteprima Maroni anche questo, Vittorio Sgarbi, protagonista di un intervento che ha suscitato grandissimo entusiasmo e commenti di vario genere, comunque ha coinvolto tutti gli spettatori. Io devo dire, non l'ho visto perché ero in degustazione, però abbiamo registrato tutto e fra poche ore lo metteremo online. Una tua considerazione, un commento, qualcosa anche per noi su questa partecipazione Anteprima Marone? Sai, ho parlato in astratto indicando la mia propensione territoriale, la mia famiglia nasce a Carpi per il Lambrusco e dico chissà perché mi invitano per l'Amarone, ma adesso ho fatto un'esperienza di immersione totale, questo è l'11° bicchiere che sento e capisco che è un vino autorevole che partendo da un vino povero e dolce come il Reciotto ha determinato un segmento di mercato assolutamente notevole, che però appartiene ai vini seri che hanno piccole variazioni e richiedono una certa concentrazione. La mia professione per il Lambrusco è legata al fatto che sembra una bevanda non alcolica, cioè ha una dimensione assolutamente libera. Se bevo un litro di questo vino ne esco stordito, quindi questo è un vino serio, ho capito che l'impresa è importante e quindi ho fatto l'esperienza notevole. Prima di far chiudere la nostra piccola chiacchierata all'amico Daniele, volevo dare una commento a tuo favore, sì, sul discorso di Carpi e Lambrusco, perché comunque a Carpi c'è una cantina sociale fusa con Sorbara, è una delle cantine che sa meglio coniugare oltre alla quantità anche la qualità, perché è un vino di Lambrusco di grandissimo livello, per cui su quello hai pescato bene. Abbiamo aperto una strada per un'unione. Chiudi tu con l'ultimo. Se non vuoi essere un coglione devi avere Lambrusco e la Barone. Potrebbe essere lo slogan di questo video, un brindisi, e credo che possiamo chiuderla così, che sembra venuta bene. Buona la prima!